Isola 2018, le scuse inaspettate di un naufrago. La decima puntata del cancelletto Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena. La maggior parte del pubblico italiano è rimasto incollato alla televisione per seguire i nuovi sviluppi delle vicende dei naufraghi. Quando ha avuto inizio la diretta, Cancelletto Alessia Marcuzzi ha chiesto a coloro che erano presenti in studio di fare un applauso per Fabrizio Frizzi. Mara Vegnet, cara amica del conduttore della Rai, non ha trattenuto le lacrime e Alessia non ha esitato a confortarla. Subito dopo che è stato il collegamento con l'isola e non sono mancate delle discussioni tra il comico Simone Barbato e l'ex campione di pallanuoto Maurice Perez. Come se non bastasse, Maurice ha colto l'occasione per riferire di non tollerare i modi di fare di Francesca Cipriani, dunque con lei cambierà atteggiamento. Simone ha dovuto lasciare l'isola per via del televoto ed è stato criticato per essere andato via senza salutare i compagni d'avventura. Inoltre Elena Morale e Cancelletto Rosa Perrotta sono tornate dal gruppo, ma non sono state accolte con gioia. La tensione è arrivata alle stelle quando è stato mostrato un video in cui le ragazze hanno deriso la carriera televisiva di Alessia Mancini e Gaspare. Non ho mai fatto un'esterna, tu sei sicuramente più brava di me. Questa è stata la risposta dell'ex letterina che ha dato a Rosa mentre Elena è stata zittita dall'altro. Ho sbagliato con te, non mi hai fatto nulla. Quando Rosa è tornata sull'isola ha notato che a Maurice non l'ha salutata, così ha deciso di rifiutare il cibo pescato da lui. L'ex tronista ha confessato a Jonathan Cashman di non voler usufruire dell'aiuto di una persona con la quale non ha alcun tipo di rapporto. Per fortuna Maurice ha chiesto un confronto per chiederle scusa del suo mancato saluto. All'inizio Rosa era scettica, ma poi nel confessionale ha detto di essere contenta di aver chiarito. La decisione di Bianca Azzei. Durante la diretta la cantante è stata accusata di non avere personalità e di vivere di luce riflessa. Lei ha risposto all'accusa dicendo che preferisce andare a guardare il mare quando ci sono dei litigi. E poi inaspettatamente ha preso le distanze da Alessia, colei che l'ha sostenuta e protetta per circa 66 giorni. Questa settimana Alessia starà lontana dal gruppo con Gaspare. Entrambi potranno godere delle comodità di Playa Dos. Ne approfitterà per trascorrere del tempo in compagnia di Jonathan, l'unico dei concorrenti che riesce a far emergere la sua parte migliore.